Eccoci, benvenuto a Raffaele Giabundo, Project Manager di Solaffitti. Ciao Ciao Max, Raffaele, come ciao. stai? Bene, tutto a posto, grazie. Finalmente ci rincontriamo. Senti, nel settore della locazione, ci spieghi perché è un'opportunità senza stagioni, nel senso che va sempre bene quella della locazione? Sono molto curioso. Mi è piaciuta senza stagioni, in realtà lo è per una serie di aspetti. Te ne evidenzio tre. Promesso non vado oltre, però sono anche quelli che mi hanno maggiormente colpito. Ecco, arrivando io, e tu lo sai, dal comparto della compravendita. Tra i primissimi aspetti che mi ha colpito del business della locazione è questa sua naturale ciclicità, che di fatto ho notato lo rende un business maggiormente scalabile rispetto alla compravendita, indipendentemente dalle fasi di mercato. Mi voglio spiegare meglio. I dati del nostro ufficio studi evidenziano come i tempi medi di locazione in Italia siano di 2 anni e 3 mesi. Quindi possiamo chiaramente dedurre che mediamente ogni 2 anni un immobile viene liberato da un inquilino e quindi ritorna disponibile sul mercato. Chiaramente, se si è lavorato bene, ritornerà, no, in nostra gestione. E questo aspetto mi ha colpito perché, se diamo per scontato di mettere un buon numero di alloggi a ciclo di locazione, tornando di nostra gestione, la nostra attività di acquisizione si va nel tempo sempre più assottigliando, a differenza della vendita che. E chiaramente dipende molto dalla nostra capacità di acquisizione costante anno dopo anno. Okay? E, un secondo aspetto che mi ha colpito sta proprio nei tempi di chiusura degli affari molto più rapidi, strettamente collegato al primo. Anche gli incassi, perché non è banale No, questo. no, no, non è No, assolutamente non è. banale. Guarda, ti do velocemente un dato. Abbiamo ultimamente fatto uscire il nostro rapporto annuale sulla locazione. I tempi della chiusura dell'affare si sono attestati intorno a un mese. In questo senso, cito anche un recente articolo dei colleghi di Idealista che addirittura parlano di locazioni express nelle principali città italiane. Quindi non è una fotografia sull'intero territorio, ma nelle principali città italiane, tradotto nel 22% di stock immobiliare affittato in meno di 24 ore. Quindi incasso e chiusura dell'affare estremamente rapidi. Un ultimo aspetto, te ne avevo promessi tre, ma anche per, concedimelo, per ricollocare, il comparto della locazione accanto a quello delle compravendite, perché può sembrare che li vedo in contrapposizione, anzi, io penso fermamente che l'uno possa per forza di cose alimentare l'altro, e in tal senso ti voglio fare due rapidissimi esempi. A noi capita molto spesso che alla fine di un ciclo di locazione il proprietario decida di monetizzare quell'investimento attraverso una vendita perché vuole incassare il massimo da quell'investimento. E chiaramente i nostri rental property manager, che sono la nostra figura professionale, tra poco ne parleremo un pochino meglio, sono i primi ad intercettare quel tipo di informazione e a gestirla prima ancora che essa stessa possa uscire sul mercato e quindi disponibile alla concorrenza di tutte le agenzie immobiliari. Un altro esempio che ti faccio molto rapido, ma è il risvolto della medaglia. Capita altrettanto spesso che un proprietario di immobile decida di mettere in vendita il proprio alloggio ad un prezzo troppo alto rispetto al mercato della zona in quel momento. Quindi difficilmente vendibile immediatamente. Ecco, un ciclo di locazione può essere con una rendita garantita, e tra poco parleremo anche di garanzie legate alla rendita. Può diventare una soluzione che un agente immobiliare ha in più da proporre al proprio cliente per ridurre il gap tra desiderio e realizzazione economica e magari rimetterlo in vendita alla fine di un ciclo di locazione quando il mercato della zona magari sarà cambiato e lui riuscirà ad ottenere anche un valore un pochino più alto. Spiegami un attimo questi rental property manager, che ruolo hanno, perché credo che sia una novità. Sì, abbiamo voluto lavorare molto sul cambiamento, no, della nostra figura professionale. Te lo racconto così. Oggi come oggi, con l'accesso alle informazioni che abbiamo, internet, il consulente, l'RPM non può, che sintetizzo con questo acronimo RPM anche per comodità, Rental Property Manager, sembra una cosa troppo complicata. Per forza di cose è un consulente a tutto tondo, cioè non è colui che banalmente, consentimelo, entra in contatto con un proprietario, prende in gestione immobile e seleziona il prossimo inquilino che lo abiterà, chiudendo un contratto,
chiuso l'operazione. Quindi con una mera intermediazione, cioè senza nulla di più. Assolutamente, siamo usciti proprio dal campo dell'intermediazione. Provocatoriamente molto spesso con i proprietari diciamo se è così semplice oggi, e questo è un mercato della richiesta molto alta, selezionare l'inquilino, fallo. Non è questo il punto, la locazione è uno strumento. L'RPM è un consulente a tutto tondo, è un preparato sul complesso e articolato mondo delle locazioni, le cui normative sono in continua evoluzione. L'obiettivo di un RPM è quello di diventare il consulente dell'intero patrimonio immobiliare del proprietario, che noi non vediamo più come proprietario di un immobile, quindi cliente, ma lo vediamo come un investitore immobiliare. Ecco, se fai questo passaggio, anche un investitore piccolo, con uno o due alloggi, la prospettiva cambia. Come ti dicevo prima, la locazione diventa uno strumento, mentre l'obiettivo è quello di garantirgli la massima rendita annua possibile, inizialmente con una consulenza sul regime fiscale che non è scontato più idonea all'esigenza di quel cliente. Anche perché c'è molta ignoranza a riguardo. Tantissimo. Ho scoperto che sul territorio nazionale arrivavo io da una bella ignoranza, perché essendomi occupato sempre del compravendite, quasi non conoscevo bene tutte le dinamiche che regolano il mondo della locazione. E ho scoperto che poi anche tanti clienti, per esempio, contratti a canone concordato con cedolare secca, quasi non la conoscono come formula. Ma poi non è detto che è sempre la più conveniente. Ecco, è proprio una consulenza cucita su misura sul cliente che va fatta inizialmente. E subito dopo è importante andare a blindare quella rendita. Cioè un investitore vuole sapere quel tipo di, in questo caso parliamo di immobili, quanto mi rende all'anno. Non solo, chi me la garantisce? Solo Affitti ha fatto questo tipo di switch, andando a lavorare su un servizio, di cui immagino tra poco parleremo, che è esattamente il motivo per cui noi vogliamo, abbiamo da prima incominciato a ristrutturare proprio la figura professionale, ma poi stiamo comunicando al mercato qual è il nostro vero obiettivo, che è garantire la massima rendita possibile ai nostri investitori. Sì, c'è anche un passaggio nella scelta del tipo di contratto, quindi contratto a canone libero 4 più 4, contratto a canone concordato, perché 3 più 2, sottostà a delle regole date dai comuni ed è fungibile. Certo. Questo è uno dei vantaggi che può dare un RPM, proprio per poter conoscere le regolamentazioni locali, che poi magari parliamo, lo so, giusto per rimanere su Milano, è una realtà, poi c'è l'Interland, certo, c'è altri tipi di realtà. Assolutamente. E devo dire che è una delle cose più difficili è riuscire a capire quali sono le regole nelle quali stare, che possono essere più vantaggiose a livello fiscale, ma nell'ignoranza si preferisce piuttosto andare su 4 più 4, pago di più, ma non ci penso, non ho rischi. Sono perfettamente d'accordo, e pensa che in quella che tradizionalmente noi definiamo la fase di acquisizione, in realtà quello che noi andiamo a fare è iniziare una consulenza attraverso uno strumento del mondo solo affitti che si chiama Rental Report, in cui noi non solo diamo delle informazioni, ma ne raccogliamo, perché ti dicevo, per cucirgli addosso un abito che è esattamente l'oggetto, no, della consulenza, e bisogna che conosciamo anche la verità economica no, del reddito lordo del cliente, e poi con una preparazione su tutte quelle che chiaramente, per esempio, l'accordo territoriale, ma le aliquote che cambiano annualmente nei comuni, è proprio questo il tipo di consulenza. L'IMU è anche quella una voce da togliere dal reddito oltre alla tassazione. Assolutamente sì, col canone concordato, sai, cedolare secca c'è il 25%, molti non lo sanno, no. Anche questo, quindi quando tu vai alla fine dell'anno a dire ma quanto mi rende questo alloggio, ci possono essere diverse soluzioni per trovare la giusta quadra, e dobbiamo poi togliere un po' di sfiducia intorno a questo è il tema caldo secondo me in questo momento nel comparto della locazione, perché molti proprietari hanno sfiducia perché hanno paura dell'affidabilità creditizia dei non è banale, anche perché diciamo che la normativa non aiuta assolutamente un proprietario ad affittare il proprio appartamento per avere una rendita sicura, perché anzi è proprio per questo che gli affitti brevi hanno preso piede, proprio per coprire quella insicurezza economica. Come avete fatto a risolvere? Lo vuoi un dato ufficiale che mi ha spaventato all'epoca e continua a spaventare quotidianamente? Un inquilino su due non paga regolarmente il canone di locazione. Ti passa la voglia di proporre a un cliente. Buttiamo il microfono e scappiamo, dico, e cambiamo.
È su questo che ci siamo molto concentrati, soprattutto la fase del Covid ci ha chiuso proprio in una riflessione perché abbiamo previsto anche tempi un po' più duri da questo punto di vista. Aspetta, voglio essere più preciso. Non significa necessariamente su questo 1 su 2, non significa necessariamente che l'inquilino diventa moroso. Stiamo parlando anche di sistematici ritardi nel pagamento del canone rispetto alla data stabilita banalmente dal contratto. Ok? Ecco perché nell'ultimo anno e mezzo abbiamo lanciato sul mercato un nuovo servizio, si chiama Solo Affitti Pay, è diventato il nostro servizio di punta della gamma di tutele del mondo affitto sicuro. La nostra specializzazione è nata come specializzazione per affittare gli immobili, la dico male, volgarmente così, ma poi il tema è cambiato totalmente sulla sicurezza, perché i dati ci raccontano che è quella l'area di miglioramento italiana. Ok? Quindi tu immagina che Solo Affitti Pay nasce proprio per andare a sgomberare il campo da questi pericoli, perché effettivamente il gruppo Solo Affitti a pagare il canone di locazione al proprietario ogni 15 del mese, qualunque cosa accada, mancati pagamenti o ritardi come dicevo prima. E questo ci ha dato, inserendo questo prodotto, questo servizio sul mercato nell'ultimo anno e mezzo, ti dicevo. Abbiamo riscontrato un'ottima diffusione in termini di, no, vendita proprio del prodotto abbinato ai contratti di locazione conclusi dai nostri punti fisici sul territorio. E questo ci ha dato una forte spinta, un forte coraggio a costruirci intorno un portale. Si chiama soloaffittipay.it, vedrà la luce all'inizio del prossimo anno, nel mese di gennaio, e è un progetto che renderà possibile l'incontro della domanda e l'offerta, quindi un proprietario di immobile e un inquilino si incontreranno digitalmente e potranno portare avanti l'intero processo di locazione comodamente seduto sul divano o dove preferiscono, insomma, sempre però potendo contare, perché questo è un aspetto, non vogliamo digitalizzare e basta, o non pensiamo alla disintermediazione un po' fine a se stessa. Noi nel creare questo progetto abbiamo voluto comprendere tutto l'articolato mondo della locazione, quindi compresi soprattutto i nostri rental property manager, gli RPM nei punti fisici. Quindi il proprietario e l'inquilino potranno fare tutto digitalmente, come ti dicevo, ma potendo contare sempre sull'assistenza dei nostri consulenti fisici sul territorio, unita poi a quell'aspetto che è la sicurezza del pagamento del canone, perché effettivamente ci pensa il gruppo Solo Affitti. Diventiamo proprio l'inquilino finanziario degli alloggi. Immagino che un cliente possa preferire avere, sarà leggermente più bassa perché ci sarà un margine C'è ovviamente un costo di guadagno. chiaramente di gestione, perché qui non stiamo parlando solo di un prodotto, di un servizio di tutela del canone e della rendita, quindi qui stiamo parlando proprio di portare in Italia un servizio di gestione dell'incasso. Certo. E per molti investitori, faccio un esempio banalissimo, magari qualcuno che ha acceso un mutuo per ristrutturare quell'alloggio o proprio per acquistarlo uso investimento, ebbè non può avere l'incognita del li prenderò sempre, perché io La banca gli richiede quella lo data. stesso giorno ogni mese, voglio dire, Ed è giusto che riceva l'introito. assolutamente, ed è giusto che riceva l'introito, perché sennò la macchina rischia di andare in blocco. Ecco, analizzando questo aspetto qui abbiamo voluto portare sul mercato questa rivoluzione. Quindi concludo. Il progetto Solo Affitti Pay per noi non è progetto, cioè non ci interessa tanto quanti contratti finalizzeremo attraverso la piattaforma in più rispetto alla rete, piuttosto che quanti inquilini si certificheranno attraverso i nostri sistemi perché è tutto automatizzato o quante proprietà in più ci verranno affidate. L'obiettivo aziendale che abbiamo a questo progetto è proprio quello di rivoluzionare la cultura dell'affitto in Italia e renderla anche un pochino più piacevole, perché se vai in questi blog, te lo dicevo prima, no? Di piccoli proprietari se ne leggono di troppo sbagliate, cioè sembra che l'investimento immobiliare possa poi diventare il più sbagliato del mondo, quando sappiamo che invece. Comunque interessante questa rivoluzione perché dove non arrivano le leggi e le normative ci arriva il buon senso delle persone. E no, non è una cosa da poco questo. Senti, ma invece nella rete degli affiliati di Solo Affitti, che spazi di crescita ci sono? Anche qui ho preparato un paio di numeri, velocemente. La nostra rete oggi conta circa 300 punti fisici sul territorio, che ogni anno concludono circa 30.000 contratti di locazione.
l'ultimo, giuro, numero. Ogni anno, nell'ultimo anno in Italia si sono chiusi 1.700.000 contratti di locazione, di cui 1.300.000 circa di contratti residenziali. Basta questo per capire che spazi in termini di conquista di nuove quote di mercato abbiamo ancora da fare come gruppo solo affitti, no? Ovviamente andiamo a una crescita sempre maggiore, ma attenzione, qui c'è un aspetto importante, proprio il lancio della piattaforma solo affitti PECI darà un'opportunità di visibilità forse mai avuta prima, anche perché per il lancio di questa piattaforma abbiamo da poco concluso una raccolta di equity crowdfunding, di cui il montante raccolto da questi investitori esterni sarà riversato chiaramente in comunicazione verso l'utente finale. Raggiungeremo sicuramente più proprietari, avremo più immobili da gestire con la nostra rete e quindi abbiamo bisogno anche di coinvolgere nuovi rental property manager all'interno del nostro progetto, anche per garantire quella capillarità su tutto il territorio nazionale, no? Perché poi, quindi vuol dire che passate una qualificazione del cliente, all'estero esiste già da anni. Un mio caro amico ha affittato casa in Inghilterra, ha dovuto farsi fare uno screening da un consulente esterno che ha rilasciato una certificazione sui suoi redditi, sulla solvibilità, e tutto. Cioè, mi sembra la cosa Ti più. anticipo una cosa, è un processo che abbiamo totalmente digitalizzato anche verso i nostri RPM, non la faranno più loro. Loro potranno mandare un link attraverso il QR code, se il cliente è fisicamente nel punto inquadra, apre questo form, dove va a certificarsi addirittura caricando i documenti di reddito, no? E tutto quello che è richiesto per una certificazione professionale. E i nostri uffici risponderanno con un potere di acquisto. Quindi vuol dire anche che quando io intercetto un nuovo alloggio da mettere sul mercato, posso andarmi a già confrontare con una banca dati di inquilini che già sappiamo che hanno passato tutti i controlli del caso. E in più noi ci scommettiamo sopra, come ti dicevo prima, con È questo. importante che sia sostenibile la locazione. Se è sostenibile, va avanti come un matrimonio, se no diventa un problema. Esattamente, esattamente. Torno a bomba e concludo. Quando ti dicevo che abbiamo bisogno di copertura capillare su tutto il territorio nazionale, anche in questo senso abbiamo anche un po' rivoluzionato il nostro approccio, la nostra partnership nei confronti cioè tra franchisor e agenzie già esistenti sul mercato. Infatti, alla nostra classica formula di franchising abbiamo affiancato una versione, la definisco più light, in cui grazie alla quale un professionista può entrare a far parte del nostro network effettivamente con investimenti estremamente contenuti, potendo però godere di questa preparazione frutto di 25 anni di esperienze, come diciamo noi, per imporsi come riferimento sulla locazione nel proprio mercato effettivamente. Quindi non solo per chi vuole esclusivamente fare affitti, ma anche per chi vuole specializzarsi in quel settore, pur mantenendo un ambito della compravendita, agency. Assolutamente sì, la maggior parte dei casi di successo che sto seguendo, che mi stanno dando base analisi, no, per sviluppare l'idea su questo business, io la sto portando avanti nei punti partner, come li definiamo noi, cioè hanno una loro identità chiarissima e già storica, magari sul mercato con il loro brand, ma vanno ad affiancare un corner, no, affitti all'interno del proprio punto. Per offrire all'utenza, consulente a tutto tondo, dobbiamo saper dare risposte con cognizione di causa, ovviamente, su quella materia, e riescono a costruire un patrimonio relazionale. Ti sentivo parlare prima, è il nostro lavoro, è fatto di relazioni, per andare a costruire questo patrimonio relazionale e riuscire a dare al cliente sempre la risposta giusta nel momento dell'esigenza. Ti dico anche che dal mio punto di vista è fatto di specializzazione, nel senso che non ci si può improvvisare a fare tutto, residenziale, commerciale, locazioni, Bravo. palazzi, celoterra, costruzioni. Bisogna essere coerenti, ognuno ha delle capacità, delle expertise che deve portare avanti. La locazione non è una cosa che si improvvisa, per Non cui mi si sembra una improvvisa. cosa interessante. La specializzazione, insomma, la dottoressa Spronelli partì 25 anni fa proprio con questa idea di specializzazione lì, quando tutti facevano nelle agenzie un po' di tutto, lei diede un taglio netto, no, alla sua esperienza. E credo che effettivamente possa diventare l'evoluzione naturale sai uno dei servizi più apprezzati in solo affitti? È l'ufficio consulenza. Tecnici, avvocati che rispondono a tutto il giorno a domande su contratti,
fiscalità, no? E che ti riescono a dare nell'immediatezza la soluzione a un problema di cui onestamente non è che si può essere onniscienti. Quello è un servizio stra apprezzato perché effettivamente ti pone agli occhi del cliente come un consulente a tutto tondo. Grazie, Raffaele. Grazie, Max. È stato un piacere.